And now listen to the sound of music. This is the best porchetta in Italy, maybe the best in the world. Ladies and gentlemen, this is the king of porchetta and today he's going to show us how to make the best porchetta. Ma la devi provare, Vincenzo. Sì, vediamo se è vero. Listen to the sound. Com'è? Amazing! È buonissima! Today your life is going to change. What are we looking for? When I buy porchetta, what do I need to look for? What's the important detail? Bisogna scegliere la parte centrale della porchetta, quindi il trancio, che corrisponde alla parte centrale dell'arista e tutta la pancetta, ma bisogna stare attenti a scegliere un maiale che abbia una giusta consistenza di grasso. Il grasso si scioglierà e darà sapore alla carne. Anche la speziatura deve essere molto leggera e delicata, non deve coprire la qualità della carne. Questa è la scelta migliore. È una speziatura mediterranea, rosmarino, un po' di sale, pochissimo pepe, just enough to give it extra flavor. Per la crosta bisogna fare una marinatura al prodotto che ci permette di far fare le bollicine alla pelle. The crust gives a good sign if the porchetta is good or bad. Sì, bisogna scegliere un maiale che abbia uno giusto strato tra la pelle e la carne, uno strato di grasso. Di grasso, ok. Abbastanza notevole di un dito. Quel grasso si scioglierà e darà sapore alla carne. How much do you love porchetta? Too much. Tutti i giorni mangio porchetta. You have my dream life. Ok. Come si serve la porchetta? Che è un prodotto che nasce street food, cioè forse è il miglior street food italiano che abbiamo, insieme alla pizza. Nasce sulle piazze, quindi come il panino, il cliente passa, prende il panino e lo mangia per strada. Però oggi è cambiato anche il modo di servire di la mangiare, porchetta in un bel tagliere, oppure con un secondo abbinato con diverse salse, sempre homemade, delle slice molto fine. E la crosta? E la crosta va messa a fianco, perché la crosta è come se fosse una patatina croccante. Ma addirittura facciamo anche un risotto con la porchetta o un po' di pasta, come se fosse una matriciana ma di porchetta. Lo fai a cubetti, togliamo il guanciale e mettiamo la porchetta. Vedi che effetto che fa? La parte migliore per la vostra porchetta è il pork belly. Andate dal vostro butcher di fiducia e ordinate un trancio di porchetta, un trancio di suino, pork belly senza osso. Così lo fate a casa. E so you can enjoy the Venditti porchetta style. Ragazzi belli, questo è finalmente il vostro tronchetto, la vostra pancia che acquistate dal vostro macellaio. Ovviamente prendetela senza osso, per un peso all'incirca senza osso di 13 kg, perché può entrare nel vostro forno di casa. Il primo mix di spezie è costituito di sale, rosmarino, un po' di pepe e ovviamente coriandolo. Dovete mettere 23 grammi di questo prodotto, di questa concia, per chilo di tronchetto. Quindi se avete 13 kg di tronchetto moltiplicate per 23 grammi. Cosa semplicissima. Secondo prodotto è l'aglio. Un aglio soffice che non è invadente per la vostra carne. E questo ne mettete quanto basta, cioè a vostro piacimento. Così come il terzo mix di concia, che è compreso tra ginepro e pepe. La nostra porchetta viene fatta con questi ingredienti, ma le porchette sono tutte buone, quindi potete personalizzare la vostra porchetta casalinga con i mix di spezie che più vi piacciono. La vostra potrebbe essere fatta con anice, con finocchietto, con peperoncino, con alloro. Noi lo aromatizziamo piacevolmente con il rosmarino perché è un prodotto del nostro territorio, quindi premiamo sempre la nazionalità e la stagionalità dei prodotti, che è sicuramente la cosa che più ci rispecchia. Siete pronti? Allora iniziamo. Cosa stiamo facendo qui? Stiamo togliendo il filetto
del maiale e lo mettiamo qui. Vedete il maiale nazionale, premiate sempre la nazionalità. Guardate che prodotto che ci abbiamo, bello. Quindi usiamo all'interno della porchetta, usiamo sempre un po' di extra carne. Sì, sempre aggiunta. Ma sempre del suo stesso tronchetto. Ok. Vedi, okay. Io li metto lì perché poi verranno reinseriti. Sì. Sei pronto? Sì. Stiamo togliendo, diciamo, il costato, no? Che è questa parte qui. E questo sezionamento delle costole poi si rivede anche quando c'è il tronchetto cotto, perché nella parte centrale si vede proprio il disegno del nostro coltello. Sì, sì. Sempre, cioè, fatto a mano. Sempre fatto a mano questa parte. Stiamo togliendo le costole al nostro maiale. C'è questo utensile simpaticissimo che ci permette di velocizzare la nostra produzione. Abbiamo tolto il costato centrale, quindi della colonna vertebrale, ci siamo liberati e successivamente tolte le costole una ad una a mano. Questa stessa card io la inserisco all'interno del mio tronchetto, così come il filetto, me lo metto dentro e altre parti del maiale, quindi. Sì, sì. We try to shape the porchetta as square as possible. Questo va qui. Abbiamo riutilizzato tutta la carne del nostro tronchetto. Abbiamo il nostro tronchetto berlo inquadrato. Questa forma è quella che entrerà nel forno di casa. Adesso, ragazzi belli, abbiamo il vostro tranche pork belly rifilato, per cui abbiamo tolto un po' di carne in eccesso e spostata verso il centro affinché il tronchetto, una volta arrotolato, abbia lo stesso diametro. Questo è un tronchetto che ha una lunghezza di 50 cm, che è paragonabile ai forni delle vostre cucine. Così voi potete tranquillamente rifarlo a casa. Procediamo con la tecnica della salatura, e anche questa viene fatta a mano. Primo condimento fondamentale, primo mix di spezie, lo dovete spalmare in questa maniera sul tronchetto, cercando di mettere il condimento in maniera omogenea. Vedete, in ogni parte del mio tronchetto viene inserita la stessa quantità di sale. Nessuno ha la mano di un porchettaro, però vedendo e rivedendo questo video per un milione di volte, voi diventerete i porchettari più bravi dell'universo. L'aglio è come se fosse un cornflakes, vedete come crocchia? Questo è un condimento che va messo a vostro piacimento. La nostra porchetta ne ha una quantità giusta affinché non possa disgustare o risultare poco digeribile. Terza spezia, che è costituita da ginepro e da pepe. E ricordiamo una cosa importantissima, che le spezie servono per digerire. Mettiamo in risalto sempre la qualità della carne e utilizziamo le spezie per rendere un prodotto altamente digeribile. Ok, andiamo con la quarta spezia, quindi entriamo nel nostro tronchetto con un rosmarino come se piovesse, ragazzi, vedete la giusta quantità. E adesso abbiamo messo sia gli aromi che le spezie. Il nostro prodotto deve essere massaggiato con cura e dobbiamo dare il tempo necessario alle spezie di entrare nella carne. Quindi lasciamo che il nostro tronchetto riposi 48 ore. Lasciamo riposare il nostro tronchetto pieno di aromi, pieno di spezie, in marinatura. La marinatura viene lasciata per 48 ore. Entrate con me in frigo, vi faccio vedere come. Beh, questo è anche il nostro regno, ragazzi, della porchetta, dove abbiamo porchette già attaccate, porchette da esposizione, e qui abbiamo la marinatura. I prodotti vengono lasciati riposare qui affinché il sale entra all'interno della carne e tira fuori i liquidi in eccesso. I liquidi in eccesso sono quelli che poi rendono il prodotto croccante. Se noi tiriamo fuori questi liquidi, il prodotto sarà asciutto e la cottura sicuramente vi sarà grata, così anche come l'effetto crispy sotto i vostri denti. La fase di marinatura è una fase delicata
che ci toglie del tempo ma che investe sul prodotto, così come il secondo requisito che è la cottura. Noi cuciniamo la porchetta in 8 ore con forni a convenzione mattone refrattario. Questa è una delle caratteristiche che identifica la nostra porchetta e che la rende prodotto unico, quindi prodotto campione d'Italia. Ok, questo qui è un ago per cucire la porchetta, come se fosse una scarpa, Vince. Questa qui che utilizziamo noi è cerata. L'acqua non permetterà allo spago di ingrandirsi. Okay. Quindi è una corda vegetale. Vamos. Tac. Vamos. Wow. È andata, Ormai è andato, Questo è un nodo che abbiamo creato noi, Abbiamo inventato proprio noi. Quindi mettiamo due punti centrali per sostenere il tronchetto. Ok, così la corda viene tirata con un nodo che rientra nei nostri segreti d'azienda, di famiglia. Ok, adesso abbiamo il tronchetto che è stato già impostato. Iniziamo con il primo nodo di legatura per la base, subito dopo una cucitura e la terza cucitura. Ok, dopodiché il nostro palo, perché il palo deve stare al centro del tronchetto affinché la cottura sia uniforme. Noi usiamo il paletto di acciaio perché è un paletto che non assorbe né trasmette odori, servirà solo per condurre meglio il calore all'interno della porchetta. Sì. Leghiamo. Vedi che bella? Vedi che bella? Continuiamo a legare come se fosse una scarpa. Vedi? Per chi è a casa e non ha questo pezzo di acciaio, cosa può fare? Può mettere sempre un palettino all'interno, che sia magari alluminio, però è fondamentale che venga messo un palettino all'interno perché il prodotto si cuoce più lentamente. Nel caso in cui non c'è il paletto non fa niente, si dà un po' più di tempo alla porchetta e si cuoce con una temperatura più bassa. Adesso stiamo stringendo la nostra scarpa. Una volta messe gli diamo una bella stretta. Continuiamo a cucire e a chiudere il nostro tronchetto affinché tutta la carne rimanga dentro. Sto mettendo il bastone nella parte centrale, sto chiudendo il tronchetto affinché tutta la carne sia dentro, con un po' di bilanciamento delle corde, delle giuste leve. Vedete, tronchetto al centro, il palo è al centro. Ok, sto facendo una legatura che serve per dare la compattezza al tronchetto. Sotto, sotto, sopra, sotto. Sotto, sotto, sopra, sotto. È facile. Cuocendo a bassa temperatura per 8 ore dobbiamo avere un prodotto compatto all'interno. Per una questione estetica aggiungiamo quest'ultimo spago, lo tagliamo, giriamo il nostro super tronchetto, che bella bambina che abbiamo, e possiamo inserirla nel forno. Abbiamo completato la nostra porchetta. Questo prodotto verrà massaggiato e messo in frollatura. Significa che lo collocheremo in un'altra cella dove perderà i succhi, maturerà la carne e permetterà ad ogni spezia e aroma di entrare nel muscolo per rilassare tutti i nervi. Solo dopo 10 giorni verrà messo nel forno per la cottura. I've tried the crust. I'm not a big fan of the crust because it was never done the right way. Today I ate the real crust. Well, I ate it before, but today it reminded me that the crust is so important. The way it's cooked, it is unique, it's done a very specific way, and I just want you to experience this. Andiamo con la frollatura, dai! Vai con la frollatura. Diamo, sei carico? Sì, sì. Apriamo la nostra cella. Wow! Questa è la nostra cella di frollatura. Viene messo qui, Vincenzo. Prego. Olè. E questi tronchetti adesso aspetteranno qui 10 giorni prima di essere cotti. A che temperatura? 4 gradi. Campioni d'Italia, ok? Never forget this. Campioni d'Italia. Il guanciale, guys. Il guanciale from Venditti Food. Today is a special moment for everyone. Raffaele from Venditti Food made me feel part of the family. Wow. I feel like I am a pig today, so thank you. You too. After 10 days, it's time to cook it.
Ma a casa anche 10 giorni devo aspettare? No, a casa si può fare velocemente, okay, subito, perché è un prodotto giornaliero. Let's go. Mettiamo nel nostro mitico forno. Qui noi lo cuciniamo per 8 ore con diverse fasi di cottura. Ok. Come cuciniamo la porchetta a casa, Raffaele? Questa è una bellissima domanda, Vincenzo. Prendiamo un bel forno di casa, statico. Static, conventional, static, quindi sì, invece di cook bottom and top at the same time. Lo mettiamo a una temperatura di 220 gradi. Inseriamo il nostro tronchetto. Come lo inseriamo? Su una griglia, come questa, Vincenzo, e al di sotto poniamo un raccoglitore con un po' di acqua. Aggiungiamo anche una bottiglia di birra. Di birra? Fermentata, artigianale. Per dare un sapore ancora più casereccio, nostrano. Cuciniamo per la prima ora a 220 gradi. Ok, Celsius. La seconda ora a 210. Degree. La terza ora a 200 gradi. 200, ok. Dopodiché facciamo la scottatura, che è l'ultima fase che ci servirà per avere una crosta veramente super. To get the famous crust from Venditti Food, ok, da crunchy. Crunchy, crocoli, crispy. Yeah, yeah. Alziamo la temperatura a 250 gradi. Nice. Tiriamo fuori il nostro tronchetto e buttiamo sul tronchetto due bicchieri di acqua. Water. Rinseriamo il tronchetto nel forno, che è a 250 gradi, per mezz'ora. E vedremo delle bollicine di crosta che si sollevano. Wow! Yeah. Non giriamo mai la porchetta. Non giriamo mai sempre la porchetta. Rimane sempre così. Sempre ferma e right, forno statico. Allora dai, mettiamo una porchetta. Dai, mettiamo la porchetta in forno. Dai, Vincenzo, lì. Ciao porchetta, ciao, presto. Bella. Ci vediamo tra un po'. The porchetta, the best in the world, is ready to be eaten. Okay. Dai. Wow. Let's take it out. Come on. Come on. Yes. And now listen to the sound of music. Adesso siamo pronti per provarla, no? Finalmente. This is the moment we've been waiting for. Dai, Raffaele. The magic moment. The magic moment. Wow. Wow. Hi baby, look at the juice coming down. Moist, croccante, morbido. Oh! Oh! Il coltello deve essere a lama liscia, okay, ragazzi belli. Okay. Perché il coltello con i denti rompe la fetta. Vedi? Guarda che bello questo. Sì. Lo posizioniamo subito su una bella fetta di pane. Wow. Con la crosta sopra, noi la tagliamo e la mettiamo sopra come se fosse la corona della regina. The king of porchetta, the porchetta king made the porchetta panino for the queen. Allora, wow. The street, Italian street food, the best of Italy, it's here. Devo portare la porchetta nel mondo io. Grandissima responsabilità. Sì, sì. The simplicity at its best. Of course, we have top quality bread, porchetta in the middle, we got the crust, we have the meat. Ma look at him, he's in heaven. Now wait. Abbiamo un pane che non è troppo gommoso, non c'è troppo dentro. Esatto. Sottile. La carne avvolgente. Avvolgente. E come hai detto, lo spices, è vero, gli ingredienti dentro la porchetta sono molto molto delicati. È una giusta persistenza gusto olfattiva, cioè una persistenza lunga del prodotto in bocca. Questa lasagna è fatta con amore, vero? Sì, The Porchetta King is here in action. La porchetta va servita
riposata, una temperatura intermedia, okay, che sia non troppo calda ma neanche fredda. La proviamo la crosta? Com'è? È crispy? Mamma mia! La tagliamo in questa maniera, è sempre bella fine. La crosta la mettiamo da parte, la spezzettiamo, tagliamo la parte centrale. Morbidissima. Morbidissima. Look how soft it is. La possiamo adagiare su un tagliere, la possiamo mettere in un panino, la possiamo mettere come un antipasto, un aperitivo o addirittura nella pasta. Nella pasta. This guy here is a pork star. Pork star. Here with the family, we're enjoying this beautiful lunch. Sì, ciao belli. The family, ciao. Salutate. Hello Italia. Thank you so much. Thank you. E ora si mangia. E ora si mangia. Vincenzo's plate. Ciao, grazie Raffaele. A te, a te. Please write a comment below for Raffaele and for his family. And go and see him at Italy o sul Mona Market. Sul Mona Market. Because it's the best market on the planet. Yeah. Together with your porchetta. Thank you so much.